I'll tell you just a few things about the film that you're going to see, and then I think you can ask me questions after if you like. Se per voi va bene, per ora mi limito a darvi qualche informazione, a raccontarvi qualcosa sul film che ci accingiamo a vedere, perché poi resto con voi, lo vediamo insieme e possiamo parlarne dopo. The film is about three very different restaurants. Questo film narra la storia di tre ristoranti molto diversi. One of them is located in Chicago, Illinois, and has been called both the best restaurant in America and by some the best restaurant in the world. Uno di questi ristoranti è situato a Chicago, sempre ovviamente negli Stati Uniti, ed è stato nominato il miglior ristorante degli Stati Uniti e da alcuni anche il miglior ristorante del mondo. The chef studied in America, but when he came out and did a stage with Ferran Adrià at El Bulli in Spain, it changed how he cooked. Lo chef aveva studiato in America, però poi dopo così gli studi in America è uscito dal continente americano, ha fatto uno stage con Ferran Adrià al Bulli in Spagna e quella è stata la svolta per lui, ha cambiato completamente il modo di cucinare. And you'll see that his philosophy is such that nothing is impossible in the art that he practices of food, and this has extended into the way he lives his life. E in realtà la sua filosofia è completamente cambiata e ora è questa: nulla è impossibile nel suo modo di approcciare il cibo, la gastronomia, ma anche tutto quello che riguarda lui, la sua vita personale. And this story is really the story about an artist and his art. E questa parte della storia è proprio la storia di un artista e della sua arte. The second restaurant is a very old restaurant located in Iowa, and it's 150 years old and been in a family for 7 generations. Il secondo ristorante si trova in Iowa ed è in realtà appartenente e gestito dalla stessa famiglia per 7 generazioni ed ha 150 anni, quindi è un vecchio ristorante. And whereas the first restaurant is really more about the chef, the story of this restaurant is really more about the people who eat there and their relationship to the food in the restaurant. Mentre la parte relativa al primo ristorante in realtà riguarda più la storia dello chef, questa parte del film, la storia di questo ristorante, in realtà mira a narrare più di coloro che mangiano in questo ristorante, quindi degli avventori. The restaurant is in a town of 70 people. The restaurant holds 400 people, and on some weekends they serve 2,000 people. Questo ristorante si trova in una cittadina, in un villaggio in cui ci sono 70 abitanti e, come dire, normalmente accoglie 400 persone, ma in alcune occasioni arrivano a servire anche migliaia di persone, 1.000-2.000 persone. At the same time, there's 7 locals who have the key to the restaurant who don't even work there and they open every morning. E ci sono addirittura poi 7 abitanti, 7 residenti che non sono nemmeno dipendenti del ristorante che comunque hanno le chiavi e vanno ad aprire loro ogni mattina. It's really a community center, it's the heart of the town, and I think the restaurant itself is a beautiful monument in that town. In realtà è proprio un centro della comunità, appartiene alla comunità e il ristorante è proprio davvero un monumento anche di quello che vuol dire questa attività economica per l'identità di questa cittadina. The third restaurant in the film is a little Mexican restaurant in Arizona that is only 9 months old. Il terzo ristorante invece è un piccolo ristorante messicano che ha solo 9 mesi di vita in Arizona. And this is the story of struggle. E questa è una storia di una lotta vera. This is a family who moved to the United States 15 years before from Mexico. È la storia di una famiglia che si è trasferita negli Stati Uniti dal Messico 15 anni prima di aprire il ristorante. And they went into the restaurant business to really support their family and to keep their home and their family together. E sono entrati in questo settore, nel settore della ristorazione, in realtà proprio per sostenersi, per sopravvivere, è il modo con cui mantengono la loro famiglia. It's a very different story than the other two restaurants, but one that I think is an important one to tell because it's not told very often on television. È una storia molto diversa.
diversa rispetto a quella degli altri due ristoranti ed è anche insolito, non se ne parla molto in TV, nei programmi così sulla ristorazione, ma è una storia che va raccontata, riguarda appunto le persone che poi vivono di questo. And I think what you'll find is that in the beginning of the film these three restaurants almost seem like they don't even belong in the same film with one another. E all'inizio proprio comincerete a vedere il film e penserete che questi ristoranti è come se fossero così corrispondenti a scene di film diversi, come se non fosse lo stesso film. But as their stories are revealed, you find that they share the same DNA. Però poi nell'evoluzione della storia vi renderete conto, spero, che in realtà condividono lo stesso DNA. So I think that's a decent guide, just in case you have trouble understanding the film. Penso che questo possa bastare, sia sufficiente. Volevo solo darmi qualche spunto per consentirvi poi di capire. Posso fermarmi qui. I hope you enjoy, and I'd be happy to answer any questions you have after. E spero che vi piaccia, perché poi sarò qui dopo per le vostre domande. A dopo. Buona visione. Grazie.